A Gubbio, storico debutto in C per il Pineto, a cui non tremano affatto le gambe, privo di ingrosso. Amadio e Volpicelli, l'11 di Amauro prende da subito l'iniziativa. È un Pineto, quello del primo tempo, spigliato e aggressivo. Davanti nel 3-5-2 di partenza, Shakir alle spalle di Gambale. A fare la partita sono proprio Gambale e compagni. Su punizione Luca Lombardi, tre migliori, testa i riflessi di Vettorel. Al 12esimo De Santis, KO, infortunio muscolare. Al suo posto Marafini. Minuto 38, schema un po' farraginoso a dire il vero. Su punizione dal limite, tiro di Lombardi e deviazione di un difensore, è Gubino. Ripresa in campo per il Gubbio, Fre, soprattutto Spina. Fuori Morelli e Di Marco. Difesa 4 davanti di Massimo con Udo e appunto Spina. Cambi che sembrano dare una scossa agli umbri. Boulevardi arma il destro, Tonti respinge alle stelle il tapin di Fre. Insiste il Gubbio ad un passo dall'1-0 al minuto 53. L'assistenza di Spina per Mercati, che timbra la traversa della porta di Tonti. Preludio tuttavia al gol del vantaggio. Di Massimo dentro splendidamente per Udo, tocco morbido a scavalcare Tonti. Minuto 55, 1-0 Gubbio. Momento difficile per l'11 di Daniele Amaulo, che al 69esimo rischia il colpo del KO. Udo rifinisce per Mercati, che tutto solo a porta spalancata spreca l'impossibile. E così il Pineto trova la forza di reagire. Lo fa probabilmente col suo uomo migliore, come detto Luca Lombardi, che arma da fuori il mancino. Vettorel respinge, tapin di Alessandro Pellegrino, appena subentrato a Schirone. Prima gioia in Serie C per il 2005 Scuola Roma, preso a titolo definitivo dal club giallorosso. Non accade altro. Indomito Pineto, debutto in C col sorriso alla Barbetti di Gubbio. Finisce 1-1.